Allora, Geronimo Boldi ha insegnato per 30 anni meccanica applicata in istituti tecnici superiori e per 30 anni è stato istruttore di scuola guida, tanto che per le sue mani sono passati circa 8.000 ragazzi. Dal 1992 è iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Brescia. Ha recentemente pubblicato un testo che è un testo tecnico da quale sarà presto mutuato un libro bianco sugli incidenti stradali, che è proprio un rapporto su quanto avviene sulla strada in caso di incidenti o di sinistri. E da questo libro abbiamo mutuato tra gli altri alcuni dati inquietanti ma significativi. Per esempio, che dal 1960 al 2000 in Italia mediamente ogni anno muoiono in incidenti stradali 8.000 persone, 100.000 restano gravemente ferite e il danno complessivo comportato da questi incidenti è valutato in 50 milioni di miliardi di vecchie lire, cioè decine di milioni di euro. Oltretutto, abbiamo sempre preso da questo testo che dal 2000 al 2002 l'incremento di questi dati è stato nella sola Lombardia del 14% contro il 4% di incremento nazionale. Questi dati, già che di per sé allarmanti, sono ulteriormente stridenti se paragonati alla realtà britannica, per esempio, dove dal 1987 al 1999 la mortalità da incidente stradale è invece calata del 40%, con ulteriori prospettive di riduzione dell'incidenza di mortalità. Questo inquadra un po' l'argomento che ha affrontato Girolamo Boldi, che ha proprio messo al servizio di una ricerca, tutta la sua esperienza, al servizio di una ricerca specifica mirata a trovare un nuovo approccio all'incidente stradale, soprattutto una metodologia che è mirata non solo a valutare l'incidente in sé, ma le cause pregresse dell'incidente che solitamente non vengono, diciamo, affrontate in maniera adeguata. Allora, Geronimo Boldi, ci può parlare un pochino così di introdurci al suo lavoro e alla tematica della prevenzione stradale? Dunque, in questo lavoro ho riversato le esperienze accumulate in circa 30 anni di ricerche sui processi che sono all'origine di ogni incidente stradale. Occorre sapere che la cosiddetta dinamica dell'incidente è preceduta da processi attraverso i quali talune situazioni stradali evolvono dallo stato di governabilità allo stato di ingovernabilità. Stato dove appunto prendono il sopravvento le leggi della dinamica che portano a conclusione l'evento. Si tratta di processi che prendono forma attraverso aggregazioni e concatenazioni di fattori di rischio di varia natura. Sono fattori di rischio di natura umana, meccanica, ambientale e anche normativa a volte, perché a volte le norme stesse, nelle norme stesse a volte ci sono contenuti di rischio tali da favorire l'innesco di certi processi che generano gli incidenti. Perfetto, allora possiamo partire magari un pochino procedendo con ordine, cioè chi e come solitamente investiga sulle cause e le modalità degli incidenti? Bene, la materia è disciplinata dal codice stradale, dall'articolo 11 e 12 dell'attuale codice stradale. L'articolo 11 prevede la sola rilevazione dell'incidente, mentre l'articolo 12 affida queste rilevazioni alla polizia stradale, alla polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, insomma ad una serie di forze di polizia. Che hanno anche altri compiti istituzionali proprio non specializzati. Perfetto. Infatti uno dei problemi che lei evidenzia all'interno del suo testo è proprio il metodo col quale vengono rilevati gli incidenti, cioè che cos'è che si rileva esattamente? Le operazioni di rilevazione consistono nel prendere atto dello scenario dell'incidente. Lo scenario dell'incidente, nel prendere atto delle tracce, delle posizioni dei veicoli, degli esiti della collisione. E questo scenario poi viene tradotto in un rapporto di polizia. Però l'equivoco di fondo sta in questo, che lo scenario dell'incidente rappresenta la situazione conclusiva del fatto e non dà la rappresentazione della situazione iniziale.
dell'incidente. Però io bisogno di una precisazione. Lei mi sta dicendo quindi che quando si rileva un incidente, per esempio, non si pone attenzione alla valutazione della velocità dei mezzi? Anche questo? Le operazioni di rilevazione non entrano nel merito del calcolo della velocità dei veicoli. Si tratta solo di prendere atto della scena dell'incidente senza sviluppare alcun calcolo di carattere dinamico o cinematico, cioè calcoli relativi all'individuazione delle velocità dei veicoli. Diciamo uno stato di fatto, il momento della collisione e null'altro, sì. Esattamente così. Allora, lei parlava prima di cause apparenti e di cause effettive, mi può aiutare a capire cos'è la differenza tra le due? Sì, la differenza possiamo capirla attraverso un esempio nel quale moltissime persone possono riconoscersi, perché possiamo fare un esempio che si riferisce a tutti i casi di incidenti connessi ad atti della circolazione gravati dagli obblighi di precedenza, come avviene nei casi di incidenti legati ad attraversamenti stradali, svolte a sinistra, immissioni nel flusso. Dunque, poniamo il caso di un soggetto che, dinanzi ad una situazione di via libera, ponga in essere un attraversamento stradale e che porti avanti questo attraversamento sempre in condizioni di via libera. Poniamo ora il caso che, prima di concludere questo attraversamento, entri in campo, esca allo scoperto un veicolo che arriva sulla strada prioritaria e che l'eccesso di velocità di questo veicolo renda impossibile di evitare l'incidente. Ecco, vediamo cosa succede nel caso della rilevazione. Sul luogo dell'incidente i rilevatori non potranno che dedurre che uno dei due veicoli viaggiava sulla strada principale e l'altro ritagliava la strada, perché questa è l'immagine che si ha sul luogo dell'incidente. E in seguito a queste rilevazioni non potranno che elevare la contravvenzione per violazione degli obblighi di precedenza al soggetto che stava attraversando la strada, con tutto quanto ne consegue in termini di pagamento della contravvenzione, di riduzione dei punti patente, di non risarcimento del danno, mentre al soggetto, il vero responsabile dell'incidente, cioè quello che viaggiava sulla strada prioritaria con un eccesso di velocità tale da cagionare l'incidente, e questo non è imputabile nulla perché non si entra nel merito del calcolo della velocità. Certo, questo sulla base, questi dati che lei racconta soltanto sulla base di una giurisprudenza consolidata, cioè sulla ripartizione usuale delle colpe al termine di un processo. Allora, in un paese come il nostro, dove non si è mai entrati nel merito del calcolo della velocità, ogni approfondimento di carattere dinamico deve essere trasferito nell'ambito della consulenza tecnica privata, ambito al quale ricorre sia la magistratura, sia il sistema assicurativo, sia i privati. Però anche nel caso di ricorso alla consulenza tecnica non è che le cose migliorino molto rispetto a quanto si può dedurre dalle semplici rilevazioni. Perché dal 1941 ad oggi, cioè da quando sono stati istituiti gli albi dei consulenti presso i tribunali, vengono pacificamente accettate in ambito giudiziario e assicurativo ricostruzioni di dinamiche che pongono come inizio dell'incidente l'istante della manifestazione del pericolo di incipiente collisione. Ma nell'istante della manifestazione del pericolo di incipiente collisione, in quell'istante viene evidenziata sempre e comunque la colpa di chiunque venga colto dall'incidente durante il compimento di atti gravati dagli obblighi di precedenza, anche se questi atti fossero iniziati in condizioni di via libera, come è nella norma dei comportamenti umani. Nel caso della consulenza tecnica, l'unico vantaggio è che potrebbero emergere anche profili di colpa marginali da parte del soggetto che viaggia sulla strada prioritaria, quando dal calcolo risultasse che il suo eccesso di velocità sia stato tale da evitare di impedire l'incidente. Su queste basi si è consolidata una giurisprudenza che attribuisce almeno i due terzi di colpa al soggetto gravato dalla precedenza, anche se l'atto era iniziato in condizioni di via libera,
e al massimo un terzo di colpa a chi viaggia sulla strada principale con eccesso di velocità tale da rendere impossibile di evitare l'incidente. Certo, e finora abbiamo parlato così di questo esempio nel quale molti si possono riconoscere, perché bene o male è un'esperienza di incidente avvenuto o rischiato da larga parte dei conducenti. Però quello che mi domando è, nel caso in cui un incidente si rivelasse più grave o con una dinamica più complessa e magari appunto fosse un incidente mortale, le dinamiche di rilevamento sono le medesime che lei ha descritto? Cioè sempre e comunque? Allora, il nostro ordinamento prevede sempre e comunque la sola rilevazione anche nei casi di incidenti mortali. Non discrimina incidenti lievi o incidenti mortali. Le operazioni di rilevazione coprono tutta la gamma, tutto l'ambito degli incidenti stradali e sono affidate ad una pluralità di corpi di polizia, ai quali si sono aggiunti ultimamente le guardie carcerarie e la guardia forestale. E per ovviare, diciamo, a queste deduzioni che avvengono dal fatto che si valuti quella che è, diciamo, la fase ultima dell'incidente, quindi effettivamente soltanto lo stato di fatto dell'impatto piuttosto che, insomma, di come si altro si possa definire il sinistro, come si può evitarci, cioè, come si può ovviare? Quale sarebbe la metodologia corretta d'approccio che lei ha delineato, insomma, molto dettagliatamente nel suo testo? Allora, la ricostruzione dell'incidente non deve limitarsi alla ricostruzione dell'aspetto puramente meccanico dell'incidente, cioè dalla cosiddetta dinamica o cinematica dell'incidente che riguarda gli stati di ingovernabilità. Queste ricostruzioni dovrebbero essere propedeutiche a spingere poi la ricerca al processo che ha originato la dinamica dell'incidente. Si tratta di processi attraverso i quali le situazioni evolvono verso stati di ingovernabilità. Evolvono appunto attraverso aggregazioni di vari fattori. Questi processi qua richiedono altre specializzazioni e in particolare richiedono... Non esistono pubblicazioni al momento, quello che io ho scoperto queste cose attraverso l'osservazione analitica, usando la scuola guida come straordinario laboratorio di insegnamento e di ricerca, attraverso la quale ho avuto modo di studiare i comportamenti di circa 8.000 soggetti e di studiare questi fattori di rischio e le loro modalità di aggregazione nella produzione delle varie tipologie di incidenti. Devo precisare che per ogni tipologia di incidente ci sono determinati fattori di rischio i quali si aggregano con determinate modalità. Quindi nella gran parte la sinistrosità stradale è dovuta all'ignoranza di questi processi che andrebbero divulgati. Addirittura noi abbiamo norme del codice della strada con contenuto di pericolo tale da poter innescare alcuni incidenti, perché questo è il buco nero di tutta la questione. I processi eziologici degli incidenti non sono conosciuti, né ci sono pubblicazioni che parlano di questo. Io mi propongo appunto di fare una pubblicazione dove riversare le mie 30 o 40 anni di esperienza in questo campo e di divulgare queste conoscenze. Tra l'altro all'inizio parlavamo dei brillanti risultati ottenuti in Gran Bretagna in termini di riduzione della mortalità da incidente stradale. E come è potuto avvenire che si riducessero così significativamente il numero delle vittime? In Gran Bretagna, preso atto alcune decine di anni fa, hanno preso atto che la motorizzazione di massa si portava con sé anche una mortalità di massa, per cui hanno cominciato a studiare il fenomeno, a porlo in termini scientifici. Hanno cominciato a creare all'interno dell'equivalente della nostra polizia stradale, hanno favorito la formazione di sezioni specializzate, sezioni in grado di analizzare l'incidente a livello di polizia scientifica, come abbiamo noi il RIS dei Carabinieri o la polizia scientifica, cioè sezioni in grado di rilevare l'incidente, di sviluppare il calcolo dinamico e di analizzare ogni incidente in modo di risalire alle cause e alle concause, in modo da tradurre queste conoscenze in interventi sul principio del feedback, in interventi a monte, in modo da inibire le cause all'origine.
Perfetto, tra l'altro da quanto lei dice, senza dubbio diciamo così, c'è una necessità di una diversa metodologia d'approccio, ma anche, si capisce dal suo testo, da quello che lei ci ha detto ora, bisognerebbe sapere più dettagliatamente descrivere i fattori di rischio che si incontrano sulle strade. Anche su questo mi sembra che nel suo testo ci sia alcune parti importanti. Allora, i fattori di rischio non sono quelli comunemente intesi dagli normali utenti della strada, perché i fattori di rischio che vengono percepiti, quali possono essere una curva, una strettoia o altre anomalie della strada, cessano di essere fattori di rischio dal momento che vengono percepiti, perché ad ogni percezione c'è una reazione istintiva. I veri fattori di rischio sono quelli che non vengono percepiti dal normale utente della strada e sono fattori che hanno un basso contenuto di pericolo presi di per sé. Il fatto è che l'aggregazione di 2, 3, 4, 5 fattori può dar luogo ad una risultante tale da innescare l'incidente. Quindi si tratta di fattori sottovalutati, ognuno è sottovalutato, ma che prendono forza tale da innescare l'incidente quando si aggregano e si concatenano. Ad esempio, in un attraversamento stradale che parte da una situazione di via libera e si concluda nell'incidente prima di arrivare alla fine, possono aggregarsi fino a 10 fattori di rischio, le cui concatenazioni danno appunto luogo al meccanismo dell'incidente. Ciao, però questi fattori di rischio, mi pare di capire, potrebbero essere individuati già da un'analisi attenta nella realizzazione o nelle valutazioni delle strade. Questo è una competenza di qualcuno in particolare e se lo è, perché non si risolve? Perché non si pone un rimedio a questi fattori di rischio? Beh, allora, in un paese che ha sempre limitato l'approccio agli incidenti stradali alle pure rilevazioni, che prendono atto della situazione già conclusa, dell'incidente, senza studiare i processi che l'hanno generato, non possono mai emergere le vere cause e concause. Per cui noi ci troviamo in questa situazione, che chi progetta le strade non sa nulla dei processi che generano gli incidenti. Lo stesso addirittura nei programmi di formazione dei conducenti. Se noi prendiamo un questionario d'esame per patente di guida, noi vediamo che è tutto un nozionismo formale privo di contenuti che servano ad evitare in concreto gli incidenti. Anche l'educazione stradale che viene fatta nelle scuole avrebbe bisogno di essere riempita di contenuti, ma contenuti specifici, perché per ogni fascia di età ci sono determinati fattori di rischio. I bambini piccoli, i bambini dell'asilo sono soggetti a certi fattori di rischio, vengono coinvolti in incidenti stradali attraverso specifiche modalità che riguardano proprio loro. Altre modalità riguardano i bambini più grandi che cominciano a usare la bicicletta, altre ancora i ciclomotoristi, per cui andrebbe rivisto tutto il sistema di educazione stradale. Occorrerebbe dare dei contenuti specifici per fasce di età, coerenti con i fattori di rischio a cui sono soggetti questi giovani. E secondo lei, quindi, ci troviamo essenzialmente, diciamo, deduciamo da quello che ci siamo raccontati, dai dati nel suo libro, che quella degli 8.000 morti annuali è una strage prevedibile e prevista, quindi restiamo su una strage annunciata, che sono parole un po' fatte, però rendono, mi sembra, bene l'idea di questa condizione. Questa indifferenza in realtà da chi dovrebbe essere risolta? Dal sistema politico. Il fatto che il nostro paese è poco propenso ai cambiamenti, sconta un'arretratezza culturale enorme. Basti dire appunto che le rilevazioni attuali erano in atto ancora con il codice del 1933 e nemmeno l'esempio della Gran Bretagna, dei paesi scandinavi, di tutto il mondo avanzato, non sono serviti a nulla. Ma poi c'è da dire un'altra cosa, che l'assenza di un sistema, la mancanza di un sistema in grado di andare a fondo delle cause e delle concause, ha fatto venir meno anche l'esigenza di un sovrasistema che raccogliesse queste informazioni per tradurre in atti concreti di prevenzione. Potrei citare un esempio tra i tanti.
di una serie di incidenti avvenuti nel medesimo luogo, nelle medesime condizioni atmosferiche, perché ogni volta che c'era un acquazzone si formava una pozzanghera e i veicoli che arrivavano erano soggetti al fenomeno di aquaplaning. Ecco, in questo punto ci sono stati almeno 3 incidenti mortali nell'arco, non in serie, nell'arco di un determinato tempo, e senza nessuno che ponesse fine a questa cosa, che poi è stata risolta attraverso l'asfaltatura dell'intero tronco stradale, senza che nessuno sapesse il perché erano avvenuti tutti quegli incidenti. Perfetto, io la ringrazio per quello che lei ci ha spiegato, anche se ne emerge un quadro senza dubbio inquietante, al quale speriamo che qualcuno voglia prestare orecchio, giusto almeno per rimediare agli aspetti più evidenti. Sarei d'accordo, io prendo la copertina del suo libro per leggere correttamente. Vorrei, se mi fosse consentito, vorrei fare ancora un piccolo punto. Certo. Noi abbiamo oggi, già le conoscenze, un know-how sufficiente per mettere in campo un sistema di controllo strutturale degli incidenti in grado di ridurre l'incidentalità stradale ai minimi termini della pura accidentalità, cioè quasi a zero, attraverso un approccio globale alla materia, che parte dall'insegnamento nella scuola, riforma del codice stradale, interventi sui programmi di formazione dei conducenti, così. Con un approccio globale alla materia potremo mettere in campo un sistema avanzato in grado di ridurre quasi a zero, ai limiti della pura accidentalità, gli incidenti stradali. Perfetto, allora io lo ringrazio, spero che questo avvenga. Il suo volume, che è dovutamente rosso, è Rapporto sugli incidenti stradali, analisi di un duplice disastro stradale giudiziario, lineamenti di un approccio globale alla sicurezza e all'infortunistica stradale.